Oggi la Chiesa celebra la festa di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia ed Europa. E la liturgia ci fa interrompere la lettura del sesto capitolo del Vangelo di Giovanni, proponendo alla nostra meditazione gli ultimi sei versetti dell'undicesimo capitolo del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse: "Ti rendo lode, Padre, e Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, e il mio peso leggero." Gesù loda il Padre perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Queste cose sono i misteri del regno, sono il Vangelo. I sapienti e i dotti sono i sacerdoti, gli scribi, i capi del popolo, che per il loro ruolo e la loro posizione avevano un contatto diretto e frequente con la legge di Mosè. I piccoli sono i discepoli. Gesù aveva infatti concluso nel capitolo precedente il suo discorso missionario dicendo: "Chi avrà dato un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché un discepolo, avrà la sua ricompensa." I capi del popolo, i sacerdoti, gli scribi, avevano fatto della loro familiarità con la scrittura una pretesa. Essi pretendevano di sapere tutto su Dio e quindi non hanno saputo accogliere Gesù e il suo messaggio. Anche oggi, coloro che sono più dentro la Chiesa, coloro che svolgono un ruolo, una funzione, possono cogliere questo rischio, il rischio di sentirsi arrivati, di sapere tutto e di dover soltanto insegnare. Ma solo chi sa restare discepolo, ci dice Gesù, può cogliere, accogliere e comprendere lui e il suo messaggio. Quelli che si ritenevano maestri in Israele avevano oppresso il popolo con norme difficili da sopportare. E anche oggi nella Chiesa ci può essere il rischio che alcuni pretendano di imporre la propria visione e che si sostituiscano al vero maestro. Ma Gesù, il vero maestro, si impone come modello da seguire. In mezzo a quelli che pretendono di imporre la propria visione, si fa forte la voce di Gesù: "Imparate da me." Impariamo da Gesù, ascoltiamo Lui e capiremo che la sua proposta non è una proposta che ci opprime, ma anzi ci libera. Cari giovani, non seguite coloro che vogliono sostituirsi al vero Maestro. Camminate invece con coloro che come voi vogliono essere discepoli. Nessun messaggio per la giornata di preghiera per le vocazioni, Papa Francesco ci consegna quattro parole, che prende in prestito da un altro episodio evangelico, l'episodio della tempesta sedata. Vorrei concludere consegnandovi una di queste quattro parole, la parola coraggio. Ai discepoli impauriti e in difficoltà si fa avanti Gesù e dice: "Coraggio, sono io." Talvolta
Può risultare difficile riconoscere la voce del maestro. Spesso ci facciamo assalire dei fantasmi delle nostre incertezze e preoccupazioni. Ma se facciamo tacere le nostre paure e allunghiamo lo sguardo, possiamo scorgere il maestro che dice: "Coraggio, sono io."